Bene, allora, ricominciamo questa giornata. Allora, dunque, siccome tra di voi ci sono alcuni amici della mia città di San Marino, io ho già presentato questo tipo di relazione in un modo più corto di quello che faremo oggi a San Marino, quindi mi dispiace per loro, ma avranno una parte di questa relazione che è ripetuta, quella parte finale nuova. E l'altra cosa è che dico subito una cosa, perché tanto ho visto l'altra volta che mi succede, e questo tipo di relazione che facciamo oggi riguarda le virtù del terapeuta così come sono viste dalla medicina cinese. E per me sono una cosa particolarmente toccante, no? Nel senso che è una cosa che mi tocca dentro, mi emoziona e mi fa vibrare, mi fa commuovere. E allora non sta bene che uno quando fa una relazione si commuova, però siccome so che ti potrebbe succedere, meglio dirlo, così non faccio figurarci di dovermi trattenere troppo, no? E per me sono cose veramente importanti, perché sono parte della mia vita, sono parte la mia professione per molti, no? di voi. La professione si identifica con la vita, no? E con le cose che si sentono, col modo con cui si guarda il mondo. E siccome per me è così, queste cose, ripeto, sono proprio alla base del mio sentire, quindi in qualche modo mi fanno vibrare, e probabilmente questa emozione delle volte si sente che c'è, quindi mi scuso, non è professionale, ma è umano. Va bene, forse non è professionale. Allora, diciamo la prima parte, appunto, per quelle persone che sono di San Marino, l'hanno già sentita. Allora, l'altra volta quando ho fatto questa presentazione ho proprio cominciato con una favola e mi è piaciuto questo modo, no? Quindi è come se fosse una favola. Le favole cominciano, c'era una volta, no? E possiamo proprio cominciare così. C'era una volta un piccolo stato in Cina che era lo stato di Lu. Questo stato di Lu è quello che voi vedete segnato in marroncino scuro, e in giallo, quella zona più grande, è lo Shandong, che è una delle regioni cinesi. Regioni nel senso che le regioni della Cina sono grandi più dell'Italia, però loro le chiamano regioni perché allora è comunque una regione. E questo antico stato di Lu è uno stato antico che non esiste più naturalmente, oggi è all'interno della Cina, ed era uno stato che visse come stato indipendente dal 950 al 256 a.C. ed era uno stato che era circondato da stati molto più grandi, molto più potenti. E questi stati più grandi, più potenti erano lo stato ad esempio di Qin, che è un altro stato che si chiama di Shu. Comunque questo stato, in poche parole, visse fino al 256 a.C. perché dopo fu assorbito da un altro stato più potente. E questo era il periodo, era questa la storia di quei tempi in Cina, nel senso che c'erano tanti piccoli stati e continuamente erano uno in guerra contro l'altro. Questo stato di Lu, c'è un libro che si chiama Primavere e Autunni, o Annali dello Stato di Lu, che è un libro molto famoso, attribuito, vedremo, a Confucio, che parla proprio della storia di questo piccolo stato. Ed è un libro famoso e importante. E dopo di questo libro fu così importante da dare nome a quel periodo, per cui questo periodo storico in cui ci fu lo stato di Lu viene chiamato il periodo delle primavere e degli autunni. Dopo di questo periodo segue un secondo periodo che viene chiamato il periodo degli stati combattenti. E questo periodo degli stati combattenti, questo è proprio un piccolo riferimento storico, finisce nel 221 a.C., quando potremmo dire finalmente, ma non è che c'è mai, non è mai finalmente, no? Quando diciamo in qualche modo uno di questi sovrani di piccoli stati riuscì piano piano ad imporsi su tutta la Cina di allora e unificò la Cina per la prima volta. Questa persona era questo imperatore, perché poi divenne il primo imperatore cinese, si chiamava Qin e dal suo nome viene Cina. Quindi diciamo che stiamo parlando di un periodo storico in cui c'erano continuamente guerre, lutti, carestie, eccetera, eccetera. E in questo periodo storico poi appunto visse questo signore che è Kongzi, che sarebbe Confucio. Lui visse dal 551 al 479 a.C.
E lui di se stesso, voi conoscete tutti perlomeno di nome Confucio, era un grande pensatore, un filosofo di quei tempi, ancora oggi conosciuto, e vedrete quanto sia attuale il suo messaggio. Questo messaggio di Confucio è estremamente importante applicato proprio ai terapeuti, siccome chi è qui o lo è o lo vorrebbe diventare in gran parte, diventa interessante capire quali sono, no? Qual è questo pensiero sulla terapia. E possiamo anche dire che Confucio fu uno dei due grandi, Confucio diede origine al confucianesimo, no? Cioè dopo di lui ci fu il confucianesimo, questa corrente di pensiero che ha attraversato proprio i millenni. E ci sono due, se vogliamo tre, grandi correnti di pensiero all'interno della Cina: il confucianesimo e il taoismo, e secondariamente il buddismo. Il taoismo era una corrente di pensiero del tutto diversa, ma entrambe queste correnti di pensiero nacquero più o meno nello stesso periodo. Ed è interessante vedere come in quel periodo, che va dal 400 al 200 a.C., in tutto il mondo sorse questo risveglio delle coscienze, questo risveglio non solo delle coscienze, adesso le coscienze è più una cosa attuale, sorse questa vivacità. Mi suggerisco vivacità di pensiero, va bene, ci fu questa vivacità di pensiero allora che prese in qualche modo piede, no? In quel periodo in Grecia ci fu Socrate, e in Iran c'era Zarathustra. In Cina c'era Confucio, c'era Lao Tse, il rifondatore del taoismo. Questi due personaggi, appunto Confucio e Lao Tse, poi Lao Tse non si sa bene se sia vissuto, secondo alcuni sì, secondo alcuni no, però diedero vita a queste due grandi correnti di pensiero, confucianesimo e taoismo, che ebbero una grandissima parte, una grandissima influenza nell'ambito della medicina, perché la medicina, cioè medicina non è più medico, ma nell'ambito della salute, nel concetto di salute, nel concetto di malattia, e perché le medicine dipendono da come uno pensa l'uomo, no? E appunto il confucianesimo e il taoismo avevano la loro visione di pensiero sull'uomo. Questo confucianesimo e taoismo erano abbastanza differenti, divergevano di tanto su alcuni elementi, però come sempre succede che agli estremi erano due strade totalmente differenti, ma c'erano anche tanti punti di contatto, per cui molte persone riuscivano ad avere, e così molte le persone, la medicina ebbe contributi da una degli altri, cioè in altre parole queste due correnti di pensiero agli estremi erano diversi, ma in certi punti si toccavano al punto tale che una persona poteva vivere ispirandosi in qualche modo a elementi dell'uno e dell'altro senza che questo fosse troppo contraddittorio. Allora, Confucio, prima parleremo quindi della visione del pensiero del terapeuta secondo la visione confuciana e poi quella secondo la visione taoista. Confucio, lui di sé diceva, non sono un creatore, io sono un trasmettitore, e si riteneva un insegnante fondamentalmente, anzi un educatore. E praticamente lui fu il primo grande educatore privato della Cina. Lui riteneva il suo dovere trasmettere ai discepoli il patrimonio culturale del passato, e già quella volta, come vedete, eravamo nel 500 a.C., già lui voleva trasmettere cose del passato. Ma che cosa fece quindi? Diede grandissima importanza ai testi classici, che erano ancora naturalmente più vecchi, no? Nel 1000-1500 a.C., dava grande importanza a questi testi, e all'interno della mitologia cinese si pensava, un pochino come anche alla nostra mitologia antica, no? Se voi vedete ad esempio, non so, Matusalemme è lì 950 anni fa, no? Più o meno, e si riteneva appunto, no? Anche nella Bibbia, che nei tempi antichi le persone vivevano meglio, in maggior equilibrio con le energie della natura e con il proprio spirito, per cui vivevano molto più a lungo. Allora, lui stesso riteneva che nei classici ci fossero queste perle di saggezza a cui ispirare la propria vita. Ma lui che cosa fece? Affrontò questi classici con uno stile tutto suo e riuscì a spiegarli in un modo nuovo. E questo, diciamo, che in realtà fa di lui non semplicemente un trasmettitore, ma anche un creatore. E una delle cose principali che fece, innovativa, assolutamente innovativa, è questa. E affermò l'importanza di questa parola, Junzi. Junzi che vuol dire nobiltà d'animo, cioè
In altre parole lui dice, le virtù non si acquisiscono perché si è figli di nobili. Non è che è nobile chi è figlio di nobile. È nobile chi sa praticare le virtù, chi acquisisce certe virtù. Quindi chiunque può essere una persona nobile, chiunque può essere una persona che è custode delle virtù più profonde. Ed è lì che trova la sua dignità. La dignità non viene dalla nascita, ma viene da ciò che tu sei e da come tu conduci la tua vita. Questa cosa che diciamo per noi oggi è scontata, no? Cioè, voglio dire, potrebbe essere scontata oggi questa cosa, però se voi mi mettete in quell'ambito, in quel tempo, 500 a.C., non era assolutamente scontata. E non era scontata anche perché, diciamo, parecchio, insomma, Confucio pagò parecchio di queste, delle sue idee anche con la sua stessa vita. Allora, lui ad esempio non era, lui discendeva da un padre che era imparentato con una vecchia dinastia di re, no? Ma il problema era che lui non era più, non erano più re quelli là, cioè lui apparteneva a questa dinastia vecchia di re, ma loro non erano più al potere. Per cui era una dinastia nobile decaduta. E dal punto di vista quindi, diciamo, dei suoi natali, lui poteva anche ritenersi una persona nobile di natali, anche se non aveva più potere. Poi che cosa successe? Successe che in realtà lui nacque da un matrimonio che era considerato illegittimo, quindi questo già gli toglieva molta nobiltà, perché suo padre aveva 65 anni e sposò una donna che ne aveva 15. C'è una certa differenza di età, diciamo, no? E vabbè, succede anche adesso, mi pare. Quindi nacque, no, in questo tipo di matrimonio, e non fu per lui semplice, piano piano, nel tempo, essendo grande studioso, sempre da piccolo, no, gli studi, eccetera, non fu semplice per lui emergere da questa condizione dove da una parte c'era una storia di nobiltà decaduta e dall'altra c'era una storia di un matrimonio considerato non adeguato e non legittimo. Quindi dovete sapere che nell'antica Cina quello che era l'aspetto, diciamo, formale è un aspetto tenuto molto in considerazione. Per cui ad esempio, non so, i matrimoni erano combinati perché dovevano soprattutto dare prestigio alle persone, soprattutto al maschio, e alla famiglia. Ecco, questo era un matrimonio che non serviva da fare, però alla fine ci manca questo Confucio. Che cosa successe con Confucio? Successe che riuscì ad emergere per le sue qualità all'interno di questo antico stato di Lu, fino a diventare ministro della giustizia, cioè giudice prima e poi ministro dopo. Ma per tutta una serie di intrighi di corte, perché purtroppo l'uomo di oggi è esattamente come l'uomo di allora, la sete di potere, la voglia di farsi vedere, per replicare sull'altro, purtroppo sono cose che purtroppo fanno parte anche della natura dell'uomo, e a 50 anni fu costretto all'esilio. Quindi andò in esilio, rimase in esilio per 13 anni e poi dopo fu richiamato in patria. In questi 13 anni di esilio, Confucio in realtà visse come? Visse in questo modo, si andava di paese in paese, di staterello in staterello, quindi lui era appunto, viaggiava, no? Viaggiava, non è che aveva la macchina evidentemente, viaggiava su un carro tirato da un bue, con qualche discepolo che lo seguiva, e in questo peregrinare naturalmente non è che avevano molto di soldi, non avevano soldi, quindi fece veramente una vita di stenti, sia lui che i suoi discepoli. Fu una vita veramente di stenti, rischiavano anche la fame, in tanti periodi vissero veramente di stenti, ma di stenti. E ogni tanto andavano appunto da un nobile di uno stato, da un re di un altro stato, da un duca, eccetera, che poteva offrire loro la sua protezione e generalmente pagavano il cibo, quindi dicevano se tu stai con me ti do tanta quantità di riso ogni anno, ti do tanta carta per scrivere, ti do tanta, no? Ti davo delle cose concrete, una specie d'atto. Ma alla fine il più delle volte lui si allontanava da queste situazioni perché non stimava queste persone. Cioè lui rimaneva in queste situazioni fino a quando vedeva che aveva ancora stima queste persone e poi dopo se ne andava. Quindi alla fine, insomma, si condannò ad un periodo di 13 anni caratterizzato più da stenti che da altro.
E lui appunto diceva che era importante coltivare la virtù, e che la virtù appunto non era legata a qualche cosa legata alla nobiltà, ma era piuttosto legata al fatto che la persona diventava virtuosa. Allora, anche l'altra volta quando ho fatto questa presentazione a San Marino mi sono soffermato su questi ideogrammi, su questi caratteri. Voi dovete sapere che nel linguaggio cinese è tutto diverso dal nostro, no? Se un cinese non conoscesse questo carattere non saprebbe nemmeno dire come si pronuncia. Il carattere diciamo che indica virtù, ma anche se il cinese non sa pronunciarlo, guardandolo sa qualche cosa. E questo carattere è caratterizzato qui da queste sono la parte sinistra e il simbolo stilizzato di due passi, quindi vuol dire che è come una strada, no? E poi avete sotto, adesso vediamo. Ok. Allora qui avete questo carattere che vedete questo carattere che vedete qua, e a destra è composto in tre parti, no? Allora, la parte sotto significa sin, vuol dire cuore. La parte subito sopra, questa specie di rettangolo, che generalmente viene scritto in verticale, vuol dire occhio, e la parte sopra, questa croce, vuol dire shi, vuol dire 10. Però il problema è che i numeri in Cina avevano un significato, 10 era il numero che rappresentava il compimento, l'opera finita. Quindi che cosa vuol dire nel suo insieme questo carattere che significa virtù? Vuol dire la perfezione, il compimento che io vedo viene dal cuore, che segue il percorso giusto, che ha dei passi che seguono il giusto percorso. Quindi questo carattere significa che la virtù risiede nel cuore della persona, non nei suoi natali, ma nel cuore della persona. E quando si parla di questo percorso, no? Quindi la perfezione che io vedo nella persona proviene dal cuore di questa persona, perché questa persona sta facendo un cammino, che è il giusto cammino, e segue il giusto cammino ha un nome. Il giusto cammino si chiama Dao. Dao è quello che voi magari conoscete meglio con la T, Tao, da cui noi abbiamo preso il nome come scuola Tao. E Dao sarebbe proprio la traslitterazione giusta. Cioè, in pratica succede questo, no? Che il linguaggio cinese è fatto per caratteri. Quindi ogni carattere ha una pronuncia. Allora, questo Dao sarebbe una metà tra la D e la T, no? Tra la T di Domodossola e la T di Torino, una roba da via di mezzo, no? E allora, quando si dice, il problema è come io voglio trascrivere questo suono, no? Perché se un occidentale vuole riprodurre un suono cinese, deve trascriverlo in qualche modo. Anticamente veniva scritta con la T. Adesso il cinese ha detto, no? Perché ognuno diceva, allora facciamo così, a rendere il suono cinese usiamo questo sistema, e questo è un uomo. Un altro diceva, ma no, è meglio che fare il sistema, fino a che il cinese ha detto, no, la roba nostra, il sistema lo inventiamo noi. E hanno inventato una traslitterazione fonetica del carattere cinese che si chiama Pinyin. Oggi in Pinyin si usa la lettera D, quindi questo qui sarebbe il Dao, che è quello che, come dico, conoscete delle volte come Tao. Questo Tao che cos'è? Allora, guardiamo anche qui questo ideogramma, no? Qui l'avete riconosciuto, io penso, no? Questo qua è sempre l'occhio di prima, no? Mu, l'occhio. Però quando io aggiungo sopra l'occhio questa lineetta, vuol dire me stesso, io. E quando aggiungo sopra questa linea con questi due segnetti superiori, questa linea con i due segnetti superiori, e l'insieme di questo carattere, l'insieme di questa parte, significa praticamente comprendere. E naturalmente vuol dire comprendere me stesso perché mi guardo, no? Cioè ci sono tutti questi significati insieme in questa cosa. E poi abbiamo quest'altro segno, questo. Questo è sempre il passo di prima, che prima
prima era stilizzato e qui messo più in esteso. Quindi il Tao non è altro che la via per comprendere se stessi. Prima abbiamo visto che la virtù era data da ciò che il cuore manifesta seguendo la giusta via, e qual è la via? E la via è quella per comprendere te stesso, cioè è come se formassero un cerchio, no? È come se la cosa tornasse su se stessa. Forse allora vale la pena dire che cos'è il Tao. C'è un libro che si chiama Tao De Ching. Il Tao De Ching è stato scritto da Lao Tse, quello che ha fatto, qui parliamo di Confucio, diciamo che c'era anche il vecchio taoismo, e Lao Tse era quello che ha fondato il taoismo, non si sa, non si sa. E in questo Tao Te Ching dice, se si parla del Tao, non è più il Tao, cioè quindi non se ne può parlare. Perché non se ne può parlare? Perché nel momento in cui tu cerchi di capirlo e cerchi di comprenderlo, riduci una cosa che è così grande alla tua piccola testa e alla tua comprensione, invece il Tao è molto di più. Quindi siccome non lo puoi capire, non potrai mai sapere che cos'è il Tao. Allora siamo quasi a un punto morto. In realtà questo Tao è, se vogliamo tradurlo in un modo così immediato che possiamo capire qualche cosa di questo Tao, è l'ordine della natura, è l'ordine che è insito nella creazione. Allora qualcuno ha voluto vedere in questo Dio, qualcun altro dice no, semplicemente sono il ritmo dei fenomeni naturali, chiamiamolo come vogliamo, però è l'ordine che sta all'interno della creazione. La creazione dell'universo, così come della Terra, così come di noi. Quindi per poter vivere adeguatamente la propria virtù, per poter coltivare la virtù, dobbiamo seguire questo ordine, questa saggezza del creato, che è anche in noi e che ci costituisce. E allora si dice che seguendo il Tao, seguendo questa saggezza del creato della creazione, seguendo questa e guardando questa cosa, nel momento in cui io sono dentro questa intelligenza, se vogliamo, dell'esistere e della creazione, allora è possibile conoscere. Questo è molto importante, perché per il pensiero cinese la conoscenza non è mai solo una questione di testa, di intelligenza, è sempre una questione di esperienza. E quindi quando tu segui il Tao, quando sei dentro questo flusso della creazione dell'universo e sei dentro questo flusso, entri in questa comprensione, allora potrai comprendere in alto l'astronomia, cioè le stelle, in basso la geografia e in mezzo le problematiche degli uomini. Questa cosa è scritta in un testo medico che si chiama Suem, e questo testo medico per intero si chiama Wang Di Nei Jing Suem. Sarebbe Wang Di, sarebbe l'imperatore giallo Wang, Nei vuol dire interno, Jing vuol dire classico, e il suo è domande semplici. Quindi anche parole vuol dire che il libro da cui è stato tratto è il classico di medicina interna dell'imperatore giallo, e questa è la parte sulle domande semplici. C'è un'altra parte di questo Wang Di Nei Jing che è l'Inshu, che è il perno spirituale. Allora, questo però vuol dire una cosa sola. Stiamo parlando di filosofia, eppure stiamo parlando di un libro medico. La medicina è anche filosofia, è anche il modo con cui guardo le persone, guardo gli uomini. Quindi stiamo piano piano, aspetta, l'ho già detto, stiamo piano piano entrando dentro quello che è il mondo della medicina, e vedremo come tutto questo è collegato alle virtù che sono necessarie per chi pratica questo lavoro. Ci sono, nell'ambito della medicina, adesso Wayne spiega poi più avanti, che ci sono 5 grandi sistemi che vengono chiamati, generalmente in occidentale vengono chiamati elementi, 5 elementi o 5 movimenti, ma la traduzione migliore sarebbe 5 fasi, perché sono 5 fasi in cui l'energia e la materia si trasforma, e ci sono quindi 5 fasi di aggregazione dell'energia. Queste 5 fasi sono chiamate con dei nomi che sono quelli della natura. In verde abbiamo messo il legno, in rosso il fuoco, in giallo la terra, in bianco il metallo, in nero l'acqua. Ad ognuna di queste 5 fasi corrisponde un organo, corrisponde un'energia. Per esempio l'energia del legno, che è questa qui in verde, è l'energia che è proprio del seme, no? della pianticella, che da dentro esce fuori e si espande verso il cielo, verso l'esterno. L'energia del fuoco è quell'energia che è legata molto al dinamismo, al massimo di espansione che questa energia può avere. Poi naturalmente questa espansione, no, può soltanto ridursi.
E l'energia della terra è l'energia, appunto, così come prima abbiamo fatto l'esempio del seme, l'energia della terra è quella che tutto riceve e tutto trasforma. L'energia del metallo è quella che viene molto collegata con la giustizia, il tagliare, pensate anche a Salomone, perché qui ci sono delle immagini che tornano in tutte le culture, quindi il tagliare, il dividere, ma anche il senso della giustizia. E l'acqua è esattamente l'opposto del fuoco, perché mentre il fuoco è il massimo dinamismo, l'acqua è la massima concentrazione, che però contiene dentro di sé tutto il dinamismo che poi diventerà anche fuoco. Cioè, sono cinque elementi attraverso cui la materia e l'energia può essere catalogata, ma non è che sono elementi staccati tra di loro. Quindi nell'acqua c'è la massima energia che darà origine ad una crescita di questa energia e della materia, alla rinascita di questa materia, al massimo questa materia viene identificata col fuoco e poi abbiamo appunto la terra e il metallo. Ad ognuna di queste energie sono collegate degli organi, ad esempio al verde delle stagioni, a questo viene collegato la primavera e il fegato, al fuoco viene collegato il cuore e l'estate, alla terra viene collegata il sistema milza-pancreas e la tarda-estate, al metallo viene collegato l'autunno, il polmone, e al nero viene collegato il rene. Allora, questa è la medicina. Ma stiamo parlando ancora di filosofia. Ebbene, nella filosofia, ad ognuna di queste cose viene collegata una virtù. E le virtù, guarda caso, sono cinque, come queste. Allora, vedete, i numeri ritornano, i numeri hanno un significato al di là della matematica, sono numeri che hanno un significato simbolico. A questo sistema, diciamo, del legno viene collegata la benevolenza, al sistema del fuoco viene collegata la rettitudine, al sistema della terra la lealtà, al sistema del metallo la pietà filiale e al sistema dell'acqua viene collegata la fiducia. E ora vedremo uno per uno questi elementi. Tutti questi elementi sono gli elementi che il terapeuta deve possedere. Se non possiede questi elementi, non è un buon terapeuta. E dopo capiremo anche perché. Allora, la benevolenza. La benevolenza, Confucio dice, la benevolenza è la prima di tutte le virtù. Se tu non hai questa, le altre non ci possono essere. E questa benevolenza è espressa da questo carattere, dove vedete che c'è un segno verticale e due segni orizzontali. Il segno verticale vuol dire uomo. Renon sarebbe la stilizzazione di uomo. E i due segni orizzontali significano una cosa semplicissima, il numero 2. Però, come dicevamo, il problema è che i cinesi hanno molto simbolismo. Che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che la benevolenza può essere solo vissuta non nella testa. La benevolenza non esiste qui. La benevolenza non è un'idea. La benevolenza è vissuta solo in una relazione con l'altro. Cioè quando l'uno incontra il due, quando la persona incontra l'altro. E lì che mi fa la benevolenza, altrimenti non è benevolenza, altrimenti è un'idea. E quindi la benevolenza è qualcosa che ha a che fare con la relazione, con l'apertura all'altro, che ha a che fare con l'amare gli altri. E solo chi ama, secondo Confucio, solo chi ama gli altri può adempiere il suo ruolo nella società. Al di fuori di questa benevolenza c'è potere, c'è prevaricazione, c'è autorità, c'è interesse e così via. Quindi la benevolenza è l'aspetto primario della virtù anche del terapeuta, perché la prima cosa, io ad esempio mi ricordo una cosa che quella volta mi aveva toccato moltissimo. Io ero un giovane medico appena laureato e quella volta c'era, non so se c'è ancora, ma c'era che dovevi fare 6 mesi di tirocinio dentro l'ospedale, no, prima di avere poter fare l'esame di stato. E andai nell'ospedale di Rimini e c'era un dottore che diceva: guarda, adesso passiamo in rivista a questi malati e io non vi dico quando uno ha un tumore, perché magari non tutti, no? Non è che lo dicevano così, insomma, si consigliavano con i familiari. Poi diceva: questo qui ha una lesione, no? Allora dirò: ha una lesione al polmone, ha una lesione al pancreas, eccetera, eccetera. Ora passava e diceva: questo signore ha questo, questo signore ha quest'altro, questo signore ha quest'altro.
il giorno dopo siamo ripassati, questo c'era questo, questo c'era, però c'erano tante di persone malate dentro l'ospedale di Lino, insomma, c'erano, il reparto era grande. Il terzo giorno ci ha detto, che cos'ha questa persona? Eravamo in 3-4, non lo sapevamo nessuno. E allora lui ci ha detto, non lo sapete perché non l'amate. Questa cosa mi toccò molto profondamente, no? Ed è proprio legata a questa cosa della benevolenza. La persona che incontri, chi è per te? Allora, benevolenza è la prima qualità anche del terapeuta. Se non hai benevolenza, non, se non ami questa persona, non potrai curarla nel modo adeguato. E Confucio considera questa cosa della benevolenza come la virtù perfetta, la virtù che è proprio primaria per poi dopo generare tutte le altre. Quindi la chiama appunto la perfetta virtù. Dopo, nel pensiero di Confucio, questa benevolenza, come fai tu ad acquisirla? Perché dicevamo prima, no, che Confucio disse, guarda, allora Confucio disse, guarda che questa benevolenza, no, tu la acquisisci, non è che nasci perché sei pieno di virtù, tu le virtù le devi acquisire. Allora come fai ad acquisire queste virtù? Lui diceva, le acquisisci attraverso i riti. Allora, questa cosa ci può sembrare strana, ma i riti sono, c'è un libro che si chiama L'IG, libro dei riti, e questo libro dei riti dice che cosa devi fare in questa circostanza, in questa circostanza, cioè come ti devi comportare per essere adeguato. Allora, Confucio dice, guarda che se tu segui i riti, sei educato a sviluppare in te le virtù, comprese la benevolenza. E che cosa dicono i riti? I riti sono un insieme di indicazioni di comportamento, però Confucio vedeva nelle indicazioni di comportamento il fatto che all'interno di quel comportamento c'erano delle ragionevolezze, c'era un motivo, e lui andava a scavare nel motivo, e scavando nel motivo faceva emergere le virtù. Quindi era un lavoro che lui sapeva fare, che prima di lui nessuno aveva fatto. Oggi come oggi diciamo che noi potremmo fare ad esempio, per essere più ai nostri giorni, potremmo, non so, legarci ad esempio a quello che può essere la religione, no? Ci sono dal tempo della Bibbia i 10 comandamenti. Uno può dire, ma i 10 comandamenti è uno schema? Sì, certo, è uno schema, come no? È una cosa poi, insomma, fatta da Dio, non è scritta da qualche uomo, perché la Bibbia è stata scritta dagli uomini, ma è uno schema di riferimento. Ma se tu ami il prossimo tuo come te stesso, o se tu non uccidi, che cosa stai facendo? Se tu guardi dentro quella parola che cosa c'è nascosto dentro e ti comporti così, no? In qualche modo tu coltivi questa virtù interna, no? Hai un valore e riconoscendo il valore e guardandolo e conoscendolo, tu coltivi dentro di te questa virtù che è l'apertura dell'altro, il rispetto dell'altro e così via. Allora, io non sono particolarmente religioso, non è che sto dicendo che dovete seguire i 10 comandamenti, ognuno di voi fa le scelte che vuole, ma sto dicendo, cerco di farvi capire perché lui diceva che il libro dei riti era così importante, no? Per coltivare le virtù. Allora, questa virtù su cui ci soffermiamo un po' di più perché era prima, lui dopo l'ha spiegato un po' meglio e dice questo, quando John Kong chiese, ecco questo qui, ci sono stati tanti libri scritti da, cioè tanti libri che sono attribuiti a Confucio. In realtà lui non aveva scritto niente. Erano i suoi discepoli che ha scritto il libro e gli ha dato il nome di Confucio, perché Confucio è una persona importante. In Cina non è importante quando una persona scrive un libro che si sappia che l'ha scritto lui. Nel pensiero cinese la mia opera è importante nella misura in cui serve alla società a cui appartengo. Per cui i libri più famosi non sappiamo mai chi li ha scritti, perché vengono attribuiti a persone importanti. Perché se attribuisco il mio libro, se io scrivo un libro e dico il mio libro l'ha scritto Socrate, facciamo finta, no? Adesso Socrate è un po' lontano, l'ha scritto Socrate, e lui dice, cavolo, un libro di Socrate, no? Questo qua è un tipo forte, lo conosciamo tutti, andiamo a leggerlo. Allora io davo importanza al mio libro, non mostrandomi, no? Ma dando importanza a quello che c'era scritto perché l'attribuivo a una persona famosa. E allora tutti gli allievi di Confucio che hanno scritto questi libri non hanno scritto, l'ha scritto Pinco e Pallino, ma non l'ha scritto Confucio. Quindi tutti questi testi vengono attribuiti a Confucio, non sono suoi, ma sono espressione del suo pensiero. Tra questo anche questa è una lettera.
E dice dentro questo libro, quando Zhang Tong chiese il significato di Ren, di benevolenza, il maestro, Confucio, rispose, non fare agli altri quello che non desideri sia fatto a te. E Confucio è vissuto 500 anni prima di Cristo. E quindi e questo messaggio rimane, come quello del cristianesimo, tutt'oggi un grande messaggio. E in particolare poi Confucio dice, il modo di seguire Ren, il modo di seguire questa benevolenza si applica in due modi, con due parole. Zhong Shu. Zhong è fai agli altri quello che desideri sia fatto a te. Shu è non fare agli altri quello che non desideri che gli altri ti facciano. E qui te lo diceva sia in positivo che in negativo. Questo è un altro passaggio, questo qui è il libro dei riti che dice queste cose. Zhong e Shu non sono lontani dalla via. Quel che non ti piace sia fatto a te, non fare agli altri. Servi tuo padre come vorresti che tuo figlio ti servisse. Servi tuo re come vorresti che tuo dipendente ti servisse. Servi tuo fratello maggiore come vorresti che ti servisse il minore. Tratti i tuoi amici come vorresti essere trattato da loro. Una piccola parentesi, il fratello maggiore era quello che riceveva tutti i beni della famiglia, tutti a lui. Il fratello minore era quello che diventava il sovrastante, il sovrintendente, che custodiva i beni del fratello maggiore. Per questo c'è questo riferimento a fratello maggiore e minore. Un altro passaggio di questa lettera che vi ho detto prima, l'uomo Ren, l'uomo quindi benevolo, con benevolenza, è colui che, desiderando aiutare se stesso, aiuta gli altri. E desiderando sviluppare se stesso, sviluppa gli altri. Essere capaci di vedere, trattando con gli altri, il proprio sé. Questo è praticare il Ren. Che cosa significa? Significa che questa benevolenza non è una cosa appunto che io voglio con la mente, è una cosa che mi nasce dal cuore, se no non sarebbe una virtù. E siccome mi nasce dal cuore, io non è che la faccio nascere perché decido che voglio essere gentile, è che io guardando il mio cuore, coltivando il mio cuore, coltivando la mia persona, la mia crescita, io mi rendo conto che dentro di me ho questo seme che posso coltivare di benevolenza e che nel momento in cui questo seme lo coltivo e lo faccio crescere, io cresco come persona. Quindi nella benevolenza non c'è lo faccio perché dopo tu domani mi dirai grazie. No, io lo faccio per me. Lo faccio assolutamente per me. Io se coltivo la benevolenza la coltivo dentro di me perché è una risorsa per me, perché mi fa stare meglio, perché sento che per me è un vivere di più, no? Allora ecco, in questo senso dice, desiderando aiutare gli altri, aiutare, cioè Ren, la benevolenza è quello che desiderando aiutare se stesso, aiuta gli altri, perché nel momento in cui aiuto me stesso, mi faccio crescere, in realtà poi immediatamente già sono una persona che tende ad aiutare gli altri. È quello che desiderando sviluppare se stesso sviluppa gli altri. È quello che trattando con gli altri, no? Pratica il proprio sé. Quindi che cosa ci sta dentro questa cosa? Dentro questa cosa ci sta che tu non lo fai per ricevere qualche cosa. Non sei benevolo per ricevere il riconoscimento, non sei benevolo per ricevere i soldi, non sei benevolo per, non sei per. Sei semplicemente così perché così è bene per te. E quindi l'uomo che è Ren fa per niente, cioè niente in cambio. Cioè io sono già pagato da quello che sono. Non ho bisogno di ricevere qualche cosa in cambio, né stima, né visibilità, né denaro. E qui c'è la grande differenza tra il confucianesimo e il taoismo. Il confucianesimo diceva tu devi fare per niente, il taoismo diceva tu non devi fare niente. È un po' diverso, nel senso che mentre il confucianesimo diceva tu devi coltivare questa virtù interiore, il taoismo diceva no, tu non devi coltivare niente, tu devi liberarti da tutto quello che sono le sovrapposizioni, gli schemi della società di allora, delle idee, dei pensieri, perché tu liberandoti da tutto questo e quindi facendo questo vuoto interiore, tu allora sarai sì che lì sarai completamente in armonia con Dao, con questa energia dell'universo che crea, perché tu ti ritrovi spogliato da tutt'altro se non abitato da questa energia dell'universo. I confuciani dicono questa energia dell'universo abbiamo ascoltato, no? Che è un'energia buona. Dopo ci sono tanti, dopo il confucianesimo c'è che diceva che nell'uomo c'è una roba cattiva, però
diceva tu guarda dentro te stesso e leggendo i riti sei portato a guardare quella parte di te che comunque è legata a quello che è di te costitutivo ed è quindi dell'universo, ma tu il tuo compito è portarlo a compimento, no? Confuciani diceva portare a compimento, ma io nel momento in cui mi svuoto di me e Samadhi sono già compiuto. E quindi questa era una delle grandi differenze di pensiero. Quindi loro dicevano come i confuciani di fare per niente. E fare per niente, diciamo che quindi quando una persona fa, non lo fa per avere ritorni nemmeno di denaro. Quindi fare per se stessi, riconoscendo il proprio bene come non diverso da quello degli altri, anzi coincidente, l'abbiamo già detto, è aiutare le persone a crescere senza renderle dipendenti. Se io a un certo punto sono benevolo, no? E dico, va bene, questa cosa te la faccio perché sono benevolo, questa cosa... Cioè tu le crei dipendenti queste persone molto spesso, queste persone hanno per te una riconoscenza e questa riconoscenza non è forse in qualche modo una merce di scambio? Una merce di scambio, invece di denaro è riconoscenza. Allora è fare per niente, nemmeno la riconoscenza, cioè non devi rendere dipendenti le persone che aiuti, perché sennò non è più renda. Perché se resti dipendenti le reti le carte a te. E quindi insomma questo rento ha il suo valore nel fare e nell'essere e non nel risultato esteriore. Questa scritta, che vedete in cinese, significa la benevolenza del cuore è la prima benevolenza. Questa era la scritta che era sopra la casa dei medici, cioè chi si occupava della salute delle persone metteva generalmente questo tipo di scritta sopra la sua dimora. La benevolenza del cuore è la prima benevolenza. E la benevolenza del cuore abbiamo visto che il cuore è l'origine di questa benevolenza. La medicina dai confuciani era considerata per eccellenza l'arte della compassione. Questa parola compassione in realtà è una parola buddista e il buddismo entrò in Cina con una certa facilità proprio perché c'era stato il confucianesimo. E la parola compassione molto spesso viene utilizzata per tradurre questo termine che invece significa esattamente benevolenza. Vediamo la seconda virtù. La seconda virtù è la virtù del fuoco. Il fuoco è quel qualche cosa di energia che si muove, che va verso l'esterno. Il fuoco in qualche modo non può stare chiuso da nessuna parte. Quindi è l'energia che in qualche modo si manifesta. E questo ideogramma che vedete qui sotto ve l'ho scritto, questo carattere è caratterizzato da due caratteri sovrapposti. In alto c'è il carattere Yang, in basso c'è il carattere Wu. In alto vuol dire pecora, e sotto vuol dire me stesso. Allora, uno questo fa un po' più fatica a capirlo, adesso ve lo spiego. Vuol dire io pecora, no? Io pecora. Io pecora è una rettitudine, cioè veramente è una roba che sballa un po'. Io pecora perché la pecora è l'animale sacrificale per eccellenza. La pecora veniva offerta in sacrificio, veniva sgozzata, e non era come il toro che scalpitava come qualche altro animale. La pecora andava docile verso il suo, verso quello per cui era fatta, verso la sacralità del suo destino. E questa viene chiamata rettitudine. Quindi io pecora vuol dire rettitudine, significa rettitudine. E la rettitudine quindi che cosa è? È la seconda virtù, è la virtù che viene collegata col sistema del fuoco, che è fare quello che si deve. Cioè è essere quello che si deve essere. E sono come la pecora è destinata a questa cosa, benissimo, io riconosco che questo è quello che io sono, quindi lo faccio. Non è che devo fare un'altra cosa, se la pecora è destinata al sacrificio, va lì, tranquilla, si fa indossare. E se io sono fatto per questo, vado avanti, lo faccio in modo retto, sono me stesso, in poche parole. Quindi fare il proprio dovere, fare ciò che si deve, ma farlo non per necessità, ma per spinta interiore. Con una spinta interiore basta. Quindi è la virtù, tra l'altro, il fuoco, dice che è la virtù del fuoco. Il fuoco che cos'è? Il fuoco è quel qualcosa che noi utilizziamo anche, ad esempio, non so, per fare un liquore, no? Allora, per fare un liquore tu usi del fuoco, scaldi questa roba alcolica, questa miscela, e col vapore l'alcol, no? Viene su dentro l'alambicco, dopo esce e viene fuori il liquore. Attraverso il fuoco, in altre parole, tu separi quello che è più puro da quello che è meno puro. Il fuoco è sempre stato utilizzato nell'alchimia per separare le sostanze. E quindi il fuoco è quello che divide, quello che separa, quello che è buono da quello che è meno buono, quello che è puro da quello che è impuro.
e la virtù del fuoco è la rettitudine, cioè io praticamente attraverso questa virtù del fuoco so scegliere e capire che cosa è giusto e che cosa non è giusto, e quindi che cosa è giusto e che cos'è che è giusto, quello che segue il mio destino, quello che segue quello che sono, questo è quello che deve essere giusto. E quindi abbiamo già detto che fare il proprio dovere, fare ciò che si deve, questo abbiamo detto. Ecco, una cosa importante è che il fuoco, nella medicina cinese ad esempio, il fuoco è collegato col cuore e con l'intestino. L'intestino è proprio quello che divide il puro dall'impuro a livello digestivo. Il fuoco è quello, il cuore nella medicina cinese è proprio collegato anche a tutto il mentale, quindi ciò che io distingo a livello mentale tra ciò che è bene e che non è bene, quel che devo o non devo fare. E quindi, e tra l'altro, nella medicina occidentale, nella medicina cinese, il fuoco, l'elemento fuoco è collegato con la lingua. Questo perché? Perché attraverso la lingua esprimo quello che ho nel cuore. Ad esempio esprimo i miei sentimenti, esprimo le mie sensazioni, esprimo le mie idee, no? Quindi esprimo tutto quello che ho dentro il mio cuore. E allora, se è così, io troverò forza nella mia rettitudine attraverso la lingua. Nel momento in cui io dichiaro le cose, se io dico è importante che siamo onesti e che non rubiamo e non facciamo, visto che adesso va di moda, no? Questa roba non è ritornata per fortuna, un pochettino di moda, visto che dopo la prima, dopo i primi tempi delle, come si chiama, dopo la Mani Pulite, adesso sta tornando per fortuna un secondo momento di... Se io ad esempio dico parole, è importante essere onesti, è importante che chi faccia politica, per esempio, no? Si metta a servizio delle persone, non rubi per il proprio interesse, eccetera, eccetera, lo dico, la parola che dico rafforza quello che io sono, cioè perché in qualche modo una persona ha bisogno di coerenza, tolte alcune persone che sono troppo deviate per essere coerenti. Facciamo un esempio che è quello che ho fatto l'altra volta quando abbiamo fatto questo corso a San Marino. Se ad esempio dico ad una persona, no, che ti amo, e glielo dico non è un conto, ma se glielo dico di fronte a tutti ti amo, e allora questa cosa è diversa, perché in qualche modo è come se mi impegnassi di fronte a tutti nei confronti di questa persona, e questa cosa rafforza la mia direzione, no, il percorso della mia vita. Quindi la rettitudine è tutto questo, è impegnarsi per la propria integrità. Portiamo un attimo nel campo del terapeuta. Che cosa vuol dire impegnarsi per la propria integrità e dire io sono quello che sono? Vuol dire che quando tu sei di fronte ad una persona che stai trattando, devi essere vero, devi essere vero, devi essere quello che sei e non devi essere di più di quello che sei. Non devi essere nemmeno di meno di quello che sei. E quello che fai, lo fai perché lo devi fare, perché senti che lo devi fare dall'interno di te, se no non sarebbe una virtù. Fai quello che senti che è bene che devi fare, e senti che è quello che è giusto che devi fare. Lo fai semplicemente perché lo devi fare. Lo devi fare perché il devo, ma non un ordine superiore, è un ordine che viene dal cuore. E quindi è per impegnarsi nella propria integrità, e la virtù della rettitudine genera la lealtà, che è la virtù seguente. Beh, questa è la parentesi che dice la rettitudine è il contrario del profitto, ma lo sappiamo, lo facciamo tardi. E la lealtà è la virtù della terra. La terra è quella cosa che se riceve un seme lo accoglie, lo matura, lo trasforma e lo fa crescere fino a che diventa una pianta. Questa virtù della lealtà, questa virtù della lealtà è prima di tutti non lealtà verso gli altri, sempre prima di tutti dentro di sé, quindi è la lealtà verso se stessi. Una persona deve essere leale con se stessa, e una persona che fa il terapeuta deve essere prima di tutto leale con sé e agire in questa lealtà con se stesso nella convinzione, nella sicurezza di fare il meglio. E non si può mentire a se stessi. Se una cosa non la sai fare, la lealtà è dire non la so fare. Se una cosa non si può guarire, la lealtà è dire questa cosa io non la so guarire. Poi vedremo cosa vuol dire guarire. Quindi lealtà, ma prima di tutto una lealtà con sé, che diventa poi lealtà verso l'altro. Ed è naturalmente la lealtà, faccio tutto quello che posso, del mio meglio, ma con la consapevolezza di quello che sono dei miei limiti.
che la realtà deve essere vissuta in tutti i rapporti, naturalmente, nella famiglia, nella società, ma prima di tutti con se stessi. Ed è questa lealtà, questa verità che si fa con se stessi, che conduce sulla via del Tao, dicono i cinesi. Questa è la terza virtù, poi andiamo alla quarta, e la quarta è la pietà filiale. La pietà filiale, secondo Confucio, è la più importante, la più nobile tra queste virtù. E questo perché? Perché tu praticamente ti prendevi cura del tuo padre, no? La pietà filiale è proprio il figlio che si prende cura del padre. E il carattere è diviso in due, la parte alta è la O, la parte bassa è Z, la parte alta la O vuol dire vecchio, la parte bassa vuol dire figlio, vuol dire figlio che si mette sulle spalle il suo vecchio, cioè il figlio che si prende cura del suo padre. Questa è la pietà filiale. Questa pietà filiale non ha molta relazione con il concetto di terapeuta, ne parliamo un attimo, comunque era un modello importante, no? Perché la pietà filiale era il modello che abbiamo letto prima. Prima abbiamo letto che quando lo diceva il fratello maggiore, no? Cioè dei giusti rapporti tra le persone. Ecco, questa pietà filiale doveva essere in qualche modo il segno, il simbolo di quello che doveva essere la relazione tra i vari gruppi sociali. Per esempio, la relazione tra figlio e padre era il figlio si prende cura del padre e gli obbedisce, ma era anche la relazione tra moglie e marito, naturalmente la moglie doveva obbedire, questo è un caso, tra il fratello minore che doveva obbedire al maggiore, tra l'amico e l'amico, tra il suddito e il sovrano. Quindi diciamo che dal rapporto familiare si andava sul rapporto sociale, sul rapporto di tutta la società. Ma nell'ottica, diciamo, nell'ottica prima leggiamo questa è una parte di un scritto sempre attribuito a Confucio. Confucio disse: questo è il modo con cui un figlio serve i suoi genitori. Nell'alloggiarli pone il suo rispetto, nel nutrirli mostra la sua gioia, nel vederli malati esprime la sua ansia, nel perderli dà sfogo al suo dolore, nel sacrificare ai loro spiriti palesa la sua riverenza. Compiuti questi cinque, guarda caso ancora cinque, questa famosa numerologia che torna, può dirsi capace di servire i genitori. Ma questa pietà filiale, beh niente, leggiamo anche questo, sempre pietà filiale, dice: nel lutto per i genitori il figlio dopo tre giorni tocca cibo, cioè quindi vuol dire che per tre giorni non mangia, per insegnare al popolo che per i morti non si muoce ai vivi. Allora, questa è una cosa importante, e che per l'eccessivo dolore non si distrugge la vita. Questa è una cosa molto importante. Dice ancora: questo era il modo di comportarsi dei santi uomini. Il lutto non supera i tre anni per mostrare al popolo che ci deve essere un termine. Allora, sai, tre giorni di digiuno perché sei morto tuo padre, e dentro il concetto cinese era la persona più importante della tua vita, e tre giorni di digiuno e avevi tre anni di lutto, dopo basta. Perché? Perché? E perché tre anni? Dopo Confucio spiega queste cose, dice: sono tre anni di lutto perché i tuoi genitori, quando tu eri incapace di sostenerti da solo, per i primi tre anni della tua vita, già quattro anni se razionavi potevi cercare da mangiare e rubare le galline, ma per i primi tre anni della tua vita loro ti hanno custodito e quindi tu gli devi questi tre anni. Quindi quando loro sono morti tu avrai tre anni di lutto, ma non di più di tre, perché per la morte, per il dispiacere, non si deve nuocere la vita. Quindi c'è sempre questa e questo, diciamo, dal punto di vista della medicina è già importante, no? Importante sapere che c'è un limite anche al dolore, per esempio, c'è un limite anche al dispiacere di una morte, di queste cose. Nell'ambito della medicina, vi dicevo prima, pietà filiale forse non vuol dire troppo. Infatti è stato trasformato, è stato sostituito da un'altra virtù che è la conoscenza. E qui subito siamo già fregati, perché noi quando pensiamo alla conoscenza, ne pensiamo alla conoscenza è conoscere le cose, studiare, sapere. Ma qual era quella? Perché siccome la virtù era la pietà filiale, deve essere una virtù che era collegata con la pietà filiale. E qual è? La conoscenza del Tao. La conoscenza delle regole dell'universo, perché quella è la virtù. Allora, ma la misura in cui, ad esempio, la persona è... Allora, voi capite bene che diventare terapeuti non è solo apprendere una tecnica,
e operare una trasformazione del nostro cuore e crescere interiormente e cambiare interiormente. E questa virtù che è la conoscenza del Tao, è io conosco la saggezza dell'infinito in qualche modo e conosco che c'è una vita e c'è anche una morte, c'è una salute e c'è anche una malattia. E se io per primo, che sono il terapeuta, ho paura della morte, ho paura della malattia, ho paura della sofferenza, che terapeuta sono? Che terapeuta sono se non so attraversare queste cose? Se non sento che dentro queste cose c'è una saggezza? Se non sento che anche nella morte c'è una saggezza? Un po' difficile, eh? Comunque ci troveremo sopra. L'ultima virtù confuciana, dopo cui parleremo del taoismo, è la fiducia. E la fiducia è una cosa seria, come dice la fiducia. La fiducia è che l'ultima virtù confuciana è naturalmente, prima di tutto, guarda caso, fiducia nel se stesso, ma è anche fiducia nell'altro. Quindi sempre c'è prima la fiducia in se stessi e nel proprio sentire. Però anche fiducia nell'altro. Allora, una delle caratteristiche taoiste della cura è la consapevolezza che tu non curi nessuno. Perché se il taoista dice, no? Tu non devi fare per niente, tu non devi fare niente, nel senso che devi soltanto svuotare la tua mente, il tuo cuore dalle cose che sono state messe, allora tu sei quello che è l'artefice della cura dell'altro? No. E l'altro quando è che l'altro si cura? Quando è che l'altro sta bene? L'altro sta bene e si cura quando ritrova la sua armonia. E secondo i taoisti la sua armonia era nel ritornare a questo equilibrio primario, no? Di sé, a questo vuoto primario. Quindi in realtà il terapeuta non fa niente. Il terapeuta è soltanto il tramite che indica in qualche modo quella è la strada, però non è il terapeuta che guarisce, se tu stai male sei tu che ti guarisci, io sono il tramite per farti trovare la salute e la soluzione dei tuoi problemi. Quindi dentro questa fiducia confuciana, che è un altro pensiero, però c'è comunque questa fiducia nell'altro, e fiducia che l'altro possa lui stesso trovare la sua strada e la sua via di guarigione. Non è solo che tu hai fiducia in quello che fai, naturalmente tu sei benevolo, ti dedichi all'altro, lo fai naturalmente per te stesso, agisci con rettitudine e lealtà, hai fiducia in quello che fai, ma hai fiducia che l'altro sappia scegliere per sé. Quindi gli indichi la via e gliela affidi. Fine. Il tuo compito è finito. Non è che devi dire arriva uno. Allora adesso vi faccio la scena, che è quella che classicamente voi potete vedere nei ambulatori medici. Ma da chi sei andato? Ma chi è che ti ha dato questa cura? Chi è che ti ha detto di fare questa cura? Io non te l'ho mica detto. Ma chi è che ti fa fare questi esami? Cioè, qui c'è esattamente il contrario. Cioè, se un mio paziente dovesse andare da un altro medico per prendere un consulto, ha fatto bene. È la sua vita, non è la mia. È la sua vita. Che cazzo voglio, no? Cioè, perché io devo essere il padrone della sua vita? Allora, una persona va da un altro medico, prende un altro consulto, questo medico gli ordina delle cose, dice fai questo, questo e questo, e lui quando viene da me, delle volte c'è gente che è abituata a questo tipo di rapporti, quasi timorita di dire io sarei andato a sentire qualcun altro. Io solamente gli dico hai fatto bene. Cioè, è la tua vita, non è la mia. E allora se quest'altro ti ha detto di fare queste cose, senti dentro di te che cosa vuoi seguire. Inutile che te lo dico io, senti dentro di te che cosa viene per te. È la sua vita e lui decide dove portarla. Io gli posso dare delle informazioni, gli posso dire con rettitudine e con lealtà che cosa farei, ma gli affido la sua vita, la sua, perché devo pensare che lui è il mio paziente. È il mio paziente, lui è suo, non è mio. E quando io vado, quando questa persona va da un medico, questo medico si arrabbia perché è andato da un altro, ha preso un altro parere, che cos'è che si sta arrabbiando di cosa? Si sta arrabbiando? No? Si sente, vero? Sì. Si sta arrabbiando di cosa? Si sta arrabbiando del fatto che lui vuole un potere sull'altro e in quel momento lo sente minacciato. Che cosa si sta arrabbiando? Del fatto forse che se non è il potere suo che senti minacciato, senti minacciato il valore in cui lui crede. Ma è la tua medicina, non è la sua. E che cosa ti arrabbi? Allora il problema qui è proprio questo. Fiducia nell'altro. Fiducia in quello che faccio,
per cui io ho fiducia in quello che faccio, lo propongo, ma io ho fiducia nell'altro che sappia scegliere quello che per lui va bene, non quello che va bene a me. E poi se l'altro a un certo punto prende una strada dove eventualmente dovesse morire, perché succede, fa parte della vita, dicevamo prima, la morte fa parte della vita, e se l'altro prende una strada per cui dovesse morire, non è che io, cioè, è stata la scelta della sua vita ed è stata la sua vita, perché forse se l'altro, allora facciamo finta, io ho avuto delle persone che avevano, nel senso sono morte, avevano un tumore, e adesso in particolare la testa di una ragazza, molto giovane, che aveva un tumore al seno, aveva un seno che era come il marmo, freddo e duro, proprio come il marmo, e aveva un tumore grosso al seno. Lei seguiva la teoria di Hammer, dove questo tumore mi è venuto per questo e per quest'altro, no? Quindi io non faccio chemioterapia, non faccio radioterapia, non faccio niente, non mi opero, per me va bene così, no? Io ho detto naturalmente con lealtà quello che pensavo. Questa persona però ha scelto di fare questa cosa, è morta. Non è che sia morta perché ha fatto altro, voglio dire, se lei faceva chemioterapia, operazioni eccetera e morì, io cosa so? Lo sapete voi se dopo viveva? Non lo sapete. E poteva benissimo fare un altro percorso e morire comunque. E forse quell'altro percorso per lei poteva essere anche molto più doloroso, chi lo sa. Allora non avete il potere sull'altro, l'altro non vi appartiene, non vi appartiene l'altro in nessun modo. Quindi voi siete al servizio dell'altro con benevolenza, rettitudine, lealtà, tutto quello che abbiamo detto, no? Ma non, e con fiducia nell'altro, perché se non c'è la fiducia nell'altro diventate violenti come gli altri che già lo sono, che magari siete state lì e criticate. Bene, e la cosa buffa è che Confucio quando parla della fiducia dice ci vuole fiducia in chi ci governa. No? Questa cosa è un po' possibile. Allora, fiducia in chi ci governa, però c'è un particolare, no? C'è un particolare. Allora, fiducia è anche avere fede in ciò che si sa e fede nel proprio maestro. Questo lo dico perché ci sono maestri diversi, non ti amano lì. Va bene. Fiducia vuol dire anche avere coerenza, fede alla propria parola. Va bene, adesso vi spiego però quello del governo, perché sennò rimane un po' qua, no? Allora dice Confucio, qual è la giusta forma di governo? Ha chiesto uno a Confucio. E Confucio ha risposto, la giusta forma di governo è che il governante sia governante, il ministro è ministro, il padre è padre, il figlio è figlio. Cioè ognuno deve fare quello che è, e quello che è il suo ruolo nella società. Però c'è un piccolo problema, che nella teoria di Confucio c'era questa grande cosa, che era l'addrizzamento dei nomi. Il raddrizzamento dei nomi cosa voleva dire? Voleva dire questo: a ogni nome corrisponde un'essenza e una qualità. Allora, se un governante agisce come governante, di fatto, oltre che di nome, allora lui è governante. Ma se non agisce come governante, è giusto che il popolo lo deponga. Quindi se un imperatore agisce con giustizia, per il bene del popolo, per il bene dei suoi sudditi, deve essere amato dai suoi sudditi. Ma se questo imperatore al contrario, vuole soltanto arricchirsi, umilia i suoi sudditi, è violento, ma fanno benissimo a ribellarsi e farlo fuori, cioè non c'è proprio problema, deve essere deposto. E quindi sì, devi avere fiducia in chi ti governa, purché chi ti governa sia fedele al nome che ha, al ruolo che ha, perché se questa persona non svolge il suo ruolo nel modo giusto, con la giusta onestà, con il giusto impegno, con la giusta dedizione, va deposto. Quindi tra poco, quando è che no? Questo dramma quando votate ricordate di Confucio. Adesso? Ma adesso votate? No, sì, sì. Sì, c'è un governatore che non si è comportato come governatore in questo periodo. Allora, questa è una delle virtù confuciane sono queste, no? Le abbiamo già dette, direi di passare oltre per non fare tardi, perché adesso finiamo. Allora, e praticamente che cosa vuol dire? Vuol dire che allora, guardando le virtù confuciane, ciascuno di noi penso che abbia colto, no? Che può fare un cammino interiore, che ha, anzi direi che, vorrei dire che ha bisogno di fare un cammino interiore,
E chi non cambia, dice Confucio sempre, chi non cambia è solo il saggio più elevato, nel senso che così in alto che cosa cambia? Non c'è più niente, no? Oppure è lo sciocco più ignorante. Quindi è importante cambiare. E Confucio afferma che ci sono tre modi per diventare saggi, quindi progredire. Il primo tramite la riflessione, è il metodo più nobile, cioè una persona si guarda dentro, è capace di leggersi dentro, capisce le cose e procede. Secondo modo, imita, cioè praticamente segue un maestro. Terzo modo, il più amaro, è l'esperienza, perché bene o male battete il naso da qualche parte e ne fate esperienza, però è il modo più amaro. Quindi si cresce comunque. La cosa fondamentale che dice anche il confucianesimo è che comunque la persona cresce. Può crescere in tanti modi. E comunque la persona cambia, però tu puoi decidere, secondo il confucianesimo, qual è la direzione verso cui cambi e il modo con cui praticamente cambi. Passiamo adesso al, torniamo al Suen e guardiamo un attimo anche delle cose che sono legate al, al taoismo, sempre le virtù che deve avere il terapeuta secondo il taoismo. Le une non vedrete che alla fine le une non è che smentiscono le altre. Comunque, questo è un tratto di questo libro del Suen che avevo citato anche prima, il 25° capitolo, e dice: nell'uomo la vita fisica è legata alla terra e quella spirituale al cielo. E praticamente sta parlando in questa parte del libro, adesso ve lo spiego anche, sta parlando dell'agopuntura. E dice quali sono i requisiti per fare bene l'agopuntura, perché in questo caso parla proprio dell'agopuntura. E dice ci sono 5 requisiti, li mette in ordine questi 5 requisiti. E il primo di questi requisiti dice trattare lo Shen. Allora a questo punto il problema è che voi non sapete che cos'è lo Shen, e lo Shen è questa cosa qua. Questa è l'antica calligrafia, questa qui è la nuova, questa qui è questo simbolo stilizzato che era una volta così, ma come, se lo vedete nell'antica calligrafia ci sono 3 segni verticali che scendono dall'alto. Queste sono le 3 influenze che dal cielo ricadono sull'uomo. E Shen in qualche modo, adesso ve la faccio breve, esprime tutto lo spirito dell'uomo, la spiritualità dell'uomo, sia come spirito, sia come emozioni, sia come sentimenti, sia come intelligenza. Quindi esprime tutto quello che è legato al mondo del, che noi magari potremmo far coincidere col cervello, no? In qualche modo, l'attività cerebrale. In realtà i cinesi dicono tutto questo nel cuore. E in questo senso, dentro la medicina cinese, scende proprio l'unione di mente e spirito, sia quindi questi elementi, come dicevo, di intelligenza, sia di questi elementi che sono invece maggiormente legati alla spiritualità. E quindi dice, il primo elemento in assoluto è trattare lo Shen. Questo è un simbolo che molti di voi conoscono e che molti di voi pensano che sia il simbolo del Tao. In realtà non è il simbolo del Tao. Questo qui si chiama Tai Chi Tu. Tai Chi Tu vuol dire la trave maestra, ecco, più o meno, sì. È uno dei modi di tradurre, la trave maestra. Questo qui è un simbolo che è nato nel 1600 da una scuola che è la scuola del Yin e dello Yang. E questo simbolo che cosa esprime? Esprime proprio lo Yin e lo Yang. Lo Yang è in bianco, in passato era rosso, originariamente, e lo Yin è in nero. E questo che cosa significa? Semplicemente che lo Yin e lo Yang, che sono due elementi che secondo il principio cinese costituiscono qualsiasi cosa, sono continuamente in comunicazione e in mutazione l'uno con l'altro. E Yin e Yang, diciamo che, detto molto brevemente, sono l'origine di ogni cosa e ogni cosa dentro di sé è lo Yin e lo Yang. Allora, se noi vogliamo, potremmo pensare al giorno, no? Allora, il giorno è la giornata. Il giorno è yang corrisponde alla luce, al movimento, al calore, quindi il giorno è yang quando c'è il sole, la notte è yin quando c'è il buio, no? E lo yang è collegato al movimento, lo yin è collegato alla quiete. Però vedete, così come il giorno e la notte continuano l'una nell'altra, cosa succede? Che nel massimo della notte comincia il giorno, no? Infatti è vero, quando sei a mezzanotte, da lì in poi comincia mezzanotte un minuto, mezzanotte due minuti, stai andando verso l'alba, no? Quindi il centro della notte era mezzanotte. Dopo non
sempre nel centro della notte, sei più vicino all'alba. Quindi nel massimo dello yin, nel centro della notte, comincia lo yang. Quando sei nel massimo del giorno, il pomeriggio comincia lo yin, e poi naturalmente diventa la notte. Ma queste vengono le stagioni. Quindi nel massimo dell'inverno comincia la primavera, nel massimo dell'estate comincia l'autunno. E questo è vero in tutte le cose. Ed è vero perché questa è una cosa che corrisponde, per questo che viene confuso con il Tao, perché in qualche modo esprime i ritmi della natura, questo simbolo, e quindi esprime i ritmi del Tao. E trattare lo Shen vuol dire sostanzialmente stare in equilibrio con questo, riportare l'uomo in armonia e in equilibrio con le leggi del Tao, con le leggi quindi della natura. E queste leggi della natura sono che bisognerebbe, qui ci sono tantissime cose, no? Bisognerebbe andare a dormire quando il sole se ne va, bisognerebbe star su quando l'alba cresce, adesso non è che sia esattamente che noi viviamo secondo le leggi della natura, mangiare i cibi nella loro stagione e così via. E quindi trattare lo scene e portare in armonia con le leggi della natura sarebbe la prima cosa importante nel trattamento. Ma questo trattare lo scene e portare l'altro in equilibrio con la natura vuol dire che chi è terapeuta, come diceva prima la Margherita, lo fa. Lei ha detto, io prima l'ho insegnato e poi l'ho fatto. Bisogna prima farlo e poi insegnarlo, veramente, no? Per essere in equilibrio col Dao. Nel senso che lei insegnava delle cose perché culturalmente le sapeva, ma non le aveva vissute, no? Invece, per essere veramente in grado di trasmettere all'altro, bisogna vivere le cose per trasmetterle. E in questo modo si dice che è lo Shen della persona, del terapeuta, che guarisce il malato. E qui vediamo che lo Shen però perché queste regole della natura, dicevamo prima, è la vita e la morte. Nel Dao è compresa la vita e la morte. E questa morte ci tira il culo, ma ha detto proprio in termini di più, però ci tira il culo, ma ci tocca morire, no? E allora io ad esempio molto spesso, quando vengono delle persone che hanno un tumore, che hanno qualche cosa, può sembrare crudele, ma io glielo ricordo. E dico, guarda che devi morire. Perché uno viene male a pensare che uno possa dire così. E glielo dico, gli dico, ma guarda che devi morire, se muori un anno prima o un anno dopo, per te cambia, ma non è che cambia tanto, per l'universo non cambia niente, cambia per te, no? Ma che cos'è che dovevi fare che non puoi morire, no? Perché poi con le persone bisogna parlare delle cose che fanno paura, perché se non gliene parli, le paure rimangono dentro, no? E queste persone hanno paura di morire perché non hanno vissuto e rimandano sempre le cose che devono fare. Ah, quando farò questo, farò quest'altro, che cosa fai? Non è più il tempo. E allora forse vale la pena che fai, no? Adesso vi racconto un'altra storiella, perché poi alla fine la vita di una persona che lavora così ha fatto anche di storie. E una persona di Bologna faceva l'ostetrica, e si è ritrovata che aveva un tumore, a livello genitale, e questo tumore era piuttosto avanzato. E quando ha detto i suoi colleghi, ha detto i medici, guarda, non è operabile, puoi provare a fare della chimioterapia, no? Ma quante possibilità ho se faccio della chimioterapia? E ha detto, ma è fatica, non è che ne hai tante, perché veramente no, una cosa che c'è già metastatizzata, cioè una cosa veramente. E se non faccio niente, quanto vivo? 3-6 mesi. Ah, va bene, allora non faccio niente. E questa qui è andata a casa. Adesso che devo dire questo, ha mollato il marito, perché questo uomo gli aveva rovinato la vita, secondo lei. Ha venduto tutto quello che aveva in pochissimo tempo, nel senso che l'ha svenduto ad un punto tale che ha venduto tutto. Ha preso tutti i soldi, è andato in India, era un sogno che aveva da tempo di andare in India, l'aveva sempre rimandato, e ha creato una scuola di strada. E poi ha detto, io muoio qua, tanto se devo morire là. Naturalmente la storia della fine della rovescia, questa persona non è morta. È tornata dopo 2 anni e gli hanno fatto gli esami e non aveva nulla. Allora, questo ti dice naturalmente di quanto le tue emozioni ti possono fare malare, di quanto le tue emozioni ti possono fare guarire. Però io non sono Hammer e non seguo la dottrina di Hammer, quindi non sto dicendo che bisogna fare così per tutti fare con tumori, non sto dicendo questo. Ognuno sa che cosa deve fare
e che cosa è meglio per lui fare. Però quello che volevo dire è che molto spesso non è il nostro futuro. Prima o poi, prima di tutto, dobbiamo morire, questo è logico. Però molto spesso non è il nostro corpo che ci ferisce. Questo è il problema, è che noi cambiamo il nostro corpo. Quante cose facciamo e viviamo che non vorremmo fare e non vorremmo vivere? Quanto viviamo in armonia con i nostri sentimenti o con il nostro cuore? Quanto? Ogni volta che agiamo contro di noi, ci infliggiamo un colpo, no? Quindi questa cosa è una cosa da ricordare, ricordando anche che la morte fa parte della vita. Allora io non è che desidero morire, io desidero vivere, che desidero vivere bene, vivere intensamente, seguendo davvero quello che mi dice il mio cuore. Ma sono anche curioso di capire cosa succede quando muoio, nel senso che non è, io desidero non ho paura della morte, ne avevo paura tempo fa, e questo lo racconto sempre ai miei pazienti, che quando avevo 15 anni, quindi un po' di tempo fa, avevo letto un brano della Bibbia che dice la vita dell'uomo è come un battito di ciglia. Dio no, che tira il culo di me la vita dell'uomo è come un battito di ciglia, ma scherziamo, no? Poi ho cominciato a pensare all'infinito. E io che morivo, ma è vero, no? Ma quanto cazzo di tempo c'è che dopo non ci sono più? Dove sono? Sono scomparso, dove sono? E poi mi è venuta una fifa della Madonna e non ho dormito per 3 notti. Guarda, ma davvero. Poi piano piano ho cominciato a pensare, sì, io, uno magari muore a 100 anni, ti dici, cavolo, ho vissuto fino a 100 anni, ma che cos'è? Niente, un battito di ciglia uguale. Un bambino nasce e muore dopo un giorno, un battito di ciglia. E allora il problema è questo, battiamo le belle queste ciglia, no? Facciamo un bel battito di ciglia come si deve, visto che è un battito di ciglia, battiamo le belle, no? E da quel momento io... Per me è stato molto vero questo, no? La qualità della vita è la cosa essenziale. E se tu hai una buona qualità della vita, questo forse, non sono sicuro, forse può aumentare la tua qualità, ma sicuro aumenta la tua intensità. L'intensità della vita migliora, aumenta, e nel caso che vi raccontavo prima di quella signora, la qualità della sua vita gli ha allungato la vita, no? Magari non sarà per tutti così, però fa pensare. Allora la morte c'è. E dalla morte il terapeuta non può aver paura. Se il terapeuta ha paura di morire, non aiuta chi sta per morire. Non stai di fronte a chi sta per morire con dignità e con solidità. Hai paura più di lui. Le persone, io personalmente sono dell'avviso che quando una persona ha un tumore o ha un rischio di morte deve saperlo. Deve saperlo perché è un momento importante della sua vita, no? Recentemente una nostra amica, no? E gli ho detto che avevo un tumore e lei non lo voleva sapere e mi ha detto no, ma non è vero. E allora la volta dopo che ci siamo incontrati mi ha detto guarda, ho degli esami, mi dici cosa dicono questi esami. Allora li ho guardati, diceva che stava veramente andando sempre peggio e stava per morire. E allora gli ho detto ma tu vuoi sapere quello che c'è o vuoi sapere quello che vuoi sapere? E lei mi ha risposto voglio sapere quello che voglio sapere. E allora gli ho detto allora non è niente di grave. E non è niente di grave e tu vivi tranquilla, no? Tutto quello che è la tua vita comunque quando finirà, tu vivi la vita. E allora secondo me è questo, che chi non ha, cioè il ruolo del terapeuta di fronte alla morte è aiutare la persona a vivere bene la sua morte. E la morte la morte comporta un altro discorso, su quello sulla guarigione. Che cosa vuol dire guarire una persona? Vuol dire togliergli il male che ha? Noi pensiamo di sì. Ma allora, se ad esempio una malattia, ho sviluppato una malattia, perché l'ho sviluppata? Non è forse, come dicevo prima, perché in qualche modo non ho seguito il Tao o comunque ho fatto qualche cosa che è andato contro di me? Sì, ho fatto qualche cosa che è andato contro di me se mi sono ammalato. Magari perché sono andato di fuori che era freddo e sono andato fuori mutante. Non dovevo farlo. Ma forse nella vita sono andato in giro mutante e mi sono esposto a tante cose, no? Quindi comunque ho fatto qualche cosa con quello. Allora,
se io ti guarisco ti tolgo quello che tu hai sviluppato e tu sei quello di prima? Allora non hai imparato niente. Non è questo guarire. Guarire non è questo. Guarire è far fare alla persona, attraverso l'esperienza della malattia, della sofferenza, fare fare un salto in avanti nella qualità della sua vita. Questo è guarire. La guarigione è trasformazione, non è ritorno al punto di partenza. Ritorno al punto di partenza non serve a nessuno, perché poi muore. Quindi tu devi crescere attraverso le tue malattie, attraverso le tue sofferenze, devi crescere e arrivare alla morte con sorriso. Ad esempio adesso mia mamma ha 87 anni e è un pochino avvilita perché sta diventando cieca. E ogni tanto gli faccio una foto per la lapide dove sorride e gli dico guarda tu sorridi, e siccome sei sempre stata depressa, gli dico guarda tu sorridi che quando vai al cimitero non ti riconosce nessuno. Però sta migliorando. Diciamo che la sua malattia non è qualche cosa, cioè ad esempio adesso comincia a non vedere, anche qui uno potrebbe fare tanti pensieri perché uno comincia a non vedere. Certo che se io mi metto un bastone rovente negli occhi, chiaro, non vedo, ma forse non vedo il mondo che non voglio vedere, chi lo sa. No? E allora il lavoro non è, ad esempio secondo la medicina ufficiale, il suo disturbo degli occhi è un disturbo che non può essere guarito. Quindi lei diventerà come una cieca. Ma io non credo che guarire sia fare in modo che non diventi cieca. Io credo che guarire sia fare in modo che lei possa vedere. Che lei possa vedere oltre. Esatto, che possa vedere oltre, che possa vedere qualche cosa in più della vita di se stessa. Anche se ha 87 anni. No? Quindi ecco, in tutto questo, il discorso di trattare lo scene è tutto questo. C'è tutto questo. Trattare lo scene vuol dire tu lavori con ancora una volta con la tua intimità, con il tuo cuore, perché se tu non trasformi il tuo cuore non sarai mai lo strumento per andare all'altro. E attraverso quello che tu sei puoi aiutare l'altro a fare dei passi. Io non posso, se io ho una persona che non vede, non è che gli posso dare la mano e condurlo da qualche parte, se non si fida, perché è sempre lui che decide, e condurlo da qualche parte se non conosco la strada. Se è buio per tutti e due, abbiamo tutti e due avvenuti, tutti e due come magari un burrone. Io devo sapere la strada a memoria per poterlo portare da qualche parte. E quindi c'è tutta questa cosa di lavorare sul proprio Shen, cioè sulla propria mente, sul proprio spirito, sulla propria intelligenza, in modo da poter aiutare la persona a lavorare sul suo Shen. E si dice che la prima cura è trattare lo Shen, perché lo Shen è anche proprio emozione, sentimento, intelligenza. E se la persona guarisce lo Shen, la medicina cinese dice lo Shen è quello che guida l'energia dentro l'organismo. Allora, qui una piccolissima parentesi, per la medicina cinese l'energia è la cosa principale del corpo, perché la materia non è altro che condensazione dell'energia, e se io praticamente è lo Shen, è il cuore che guida l'energia di tutto l'organismo, che gli dà ordine, e se io allora sistemo il mio Shen, sistemo il mio cuore, che è appunto intenzione, che è il mio cuore, che è tutto quello che dicevo prima, che è sentimenti, che è tutto quello che dicevo, allora le mie energie fluiranno in un modo regolato. Le energie quando fluiscono in un modo regolare guariscono i mali, perché le malattie non sono altro che legate, per il pensiero cinese, ad un disordine nel flusso dell'energia. Ok, questo, un'altra cosa che è legata allo Shen è l'intenzione. L'intenzione, come vedete, è sempre il cuore, sempre l'occhio, no? E questo sopra, questa volta, è questo carattere lì. Questo carattere lì vuol dire ciò che solleva. Quindi diciamo l'intenzione è ciò che dal mio cuore sale e mi porta ad agire, no? Mi porta a fare. E l'intenzione è una cosa che è molto importante, l'intenzione è una cosa che è molto importante dentro la cultura taoista, nel senso che si dice che quando una persona fa qualche cosa ad un altro deve avere la giusta intenzione. Facciamo un esempio, l'intenzione qual è? Che se io ad esempio
facciamo finta sull'agopuntura, se metto una persona in una mano, in questo punto qui della mano, perché dico voglio trattare il mal di testa, io non è che gli metto l'ago intanto penso ai fatti miei, io gli metto l'ago e penso che questo ago, ho l'intenzione di fare in modo che questo ago dia una spinta all'energia verso il capo e penso che cosa deve fare a questo punto, che cosa deve fare l'energia, perché questo è un discorso che è, diciamo, ha un sottile confine con l'esoterico, ma io tengo un ago in mano e la mia energia si trasmette attraverso l'ago alla persona e io e lui diventiamo diventiamo connessi, siamo connessi, per cui nel momento in cui faccio questo gesto io cerco di dare all'ago quella direzione dell'energia. Allora, i taoisti dicono che è importante l'intenzione, non è che io penso, perché qualcuno va veramente in un modo schifo, cioè in un modo banale, banalizza questa roba, non è che io ho intenzione di fare questo, allora faccio così e succede, o non so, faccio il massaggio, no? Dico, ho intenzione di rilassare lo stomaco, ora metto la mano sullo stomaco, allora siccome ho intenzione di rilassare, lo rilasso e nel frattempo sto spingendo come un dannato. È il contrario. E che siccome io ho l'intenzione di rilassare lo stomaco, la mia mano sarà leggera. Cioè esattamente il contrario. Siccome la mia intenzione è quella, mettendo l'ago, di dirigere l'energia verso l'alto, io ho una concentrazione in quello che faccio. L'intenzione è concentrazione in quello che fai, non è magia. È un po' diverso. No? Poi dopo, sempre il libro di prima dice, il secondo punto del trattamento della vita, no? Del mondo, la vita fisica legata alla terra e quella spirituale al cielo, e quello che dice prima, ci sono cinque precetti, il secondo è conservare il corpo. Quindi dici, prima cosa guardi la mente, guardi le emozioni, seconda cosa guardi il corpo. Ed è esattamente il contrario di quello che dice la nostra medicina, che guarda solo il corpo. Per cui se hai un mal di stomaco e non ti trovano nel corpo, mettendoti tubi da varie parti, no? O esami vari, non ti trovano niente, tu non hai niente. No. Prima cosa che guardi è lo spirito, la seconda è il corpo. E naturalmente per vivere a lungo bisogna vivere naturali e seguire le vie del Tao. Questo lo avevamo già detto ripetutamente. Poi c'è questa cosa è un'altra cosa molto importante. Allora, voi dovete sapere che in cinese non esiste una grammatica poverissima, per cui le parole e i verbi sono uguali, no? Cioè non è che ci sia così differenza. E le parole delle volte significano due cose. Per esempio questa frase, la malattia è l'elemento fondamentale, il trattamento è l'elemento accessorio. Questa frase così vuol dire qualcosa, ma non è che voglia dire molto. Il problema è che dovete pensare che si traduce anche così. Il malato è l'elemento fondamentale, il terapeuta è l'elemento accessorio. E qui comincia già a essere una cosa diversa. E dopo dice, se non c'è risonanza, questo è il termine Ganin, se non c'è risonanza tra l'elemento fondamentale, che a questo punto noi diciamo il malato, e l'elemento accessorio, che è il terapeuta, l'energia patogena non sarà vinta dal trattamento. Allora qui sta dicendo una cosa, ci deve essere risonanza tra il terapeuta e tra il malato. Se non c'è questa risonanza, non passa che cosa? Non passa la guarigione, non passa l'energia, non passa qualche cosa che ti fa guarire. Ma quel qualche cosa che ti fa guarire, che cos'è? Come lo possiamo chiamare questo qualche cosa che fa guarire l'altro? Ma è difficile dargli un nome, perché quel qualche cosa che fa guarire l'altro è il giusto fluire dell'energia del corpo, e questo giusto fluire dell'energia del corpo quando tu lo ritrovi? Quando sei più in armonia con il Tao, è tutt'uno. E allora il terapeuta può dare il giusto impulso a queste energie perché circoli nel modo più adeguato. Ma il terapeuta ha anche il compito di aiutare la persona ad essere più in armonia con l'universo e con se stesso. Perché se tu salti questa parte della terapia, tu non lo guarisci. E se anche questo sta morendo, lo puoi guarire. Perché se lui è in armonia con l'energia dell'universo e con se stesso, può morire. Ma sa, vuole che sta bene. Io vi posso dire che ho conosciuto gente che è morta nella sofferenza e nel dolore e nella paura, ho conosciuto un altro che è morto cantando e votando i baci a sua moglie. Cioè io questa persona ce l'ho molto presente. Era un uomo che veniva da me e quando lo vedevo gli dicevo, Luciano, come stai? No? Questo uomo aveva un tumore, l'avevano operato e poi come hanno tagliato la pancia ha detto, ma lasciamo fare, per aver ricucito e non gli ha fatto niente.
e hanno detto ai familiari, guarda, un mese e mezzo ci viene da fare, no? Questo uomo ha vissuto 7 anni, credo che sia proprio poco rispetto a un mese e mezzo, non c'è stato male, no? E quando io lo vedevo gli dicevo, Luciano, come stai? Mi dicevo, benissimo, no? Sto benissimo. Ma stai bene, non senti niente? No, io vedrò che sento, però sto bene. E quando praticamente dicevo, sì bene, ma sì sì, poi guarda, poi sono contento, vado lì a oncologia, ero un diritto, vado lì a oncologia, c'è sempre gente nuova, io sono più vecchio. Lui era un uomo che tra l'altro, tu lo vedevi, ti sembrava una persona burbera, una persona dura, no? Aveva scoperto in questo arco di tempo della sua malattia, aveva riscoperto questo contatto con sé, con i suoi sentimenti, e lui è morto buttando il braccio a sua madre. È stata l'ultima cosa che ha fatto. Bene. E poi dopo c'è questo elemento della fiducia dei taoisti che viene ripreso in un modo diverso, della fiducia dei confuciani che viene ripreso in un modo diverso dai taoisti. I taoisti dicono, se il malato non accetta i trattamenti che gli sono proposti, la malattia non sarà vinta e chi lo tratta non avrà successo. Allora, questa cosa dice che la persona deve avere fiducia in quello che viene fatto, che deve accettare il trattamento. Altrimenti se la persona lo fa con sfiducia, non avrà i risultati che potrebbe avere. Allora, io posso dire che i miei migliori clienti sono sempre stati quelli scettici, perché io sono scettico, e allora mi diverto moltissimo con loro, no? Nel senso che gli dico, ma a me non me frega niente se te non ci credi, e adesso fai quel che ti dico, poi vediamo se funziona, no? E quelli sono i malati, sono i tuoi clienti migliori, perché una volta che guariscono, fanno la correggia e vengono praticamente, non hanno più ritegno, nel senso che ci credono del tutto, no? Però non è che, è vero però che se la persona ha fiducia in quello che viene fatto guarisce prima, perché? Perché mette in moto tutte le energie mentali, spirituali nell'atto della guarigione, no? Quindi aiuta, non è che non aiuta, questa è una cosa evidente. Bene. E questa qui diciamo che è l'ultima, così almeno mi mandiamo a mangiare, proprio in orario, detto che finivamo all'una. E questa è una parte del Suwen, sempre quel libro di prima, quel libro di medicina, è una postilla finale che non ho trovato, perché io nel fare questa roba mi sono andato a riguardare tutti i libri. Questa postilla finale non c'è in tutti i libri del Suwen, quindi deve essere una postilla che è stata aggiunta in un'epoca successiva, anche perché questo libro, questo Guandin e Jin Suwen, è un libro che non è stato scritto da un autore in realtà, è stato scritto da più mani in periodi diversi e dopo è stato assemblato in un libro unico. Infatti in certe parti dice delle cose, in certe parti ne dice delle altre, no? Che fanno capire che c'è stata un'evoluzione di pensiero. Questa postilla finale non ha bisogno di commenti e dice il Tao è prezioso, cioè l'energia dell'universo, la saggezza dell'universo, questo flusso di vita che abita l'universo è prezioso. E non può essere trasmesso, visto che voi siete, dovreste essere studenti un giorno, non può essere trasmesso se il discepolo non è leale, la virtù della lealtà, e non ha compassione, la virtù della benevolenza, e non ha compassione verso la sofferenza. Solo in questo modo la grande tradizione della medicina, sottinteso, resterà pura e virtuosa. E con questo mi pare... Esatto, abbiamo finito. Vi ringrazio e ci vediamo nel pomeriggio per chi vuole entrare. Per mangiare tranquillamente. Noi ci rivediamo, noi saremo qui alle 2:30 con i singoli stessi. Bene, grazie ancora.